mafiosi non l'hanno presa bene! Oh, beh, la colpa è loro! Portiamo questa roba all'acceleratore! MJ, lo senti anche tu? Bene, vero? Voglio portarlo fuori. Ci penso io a lui. Tu vai! Ma da quando alle ali? Guardati il sasso, bello! Il nostro futuro non ti appartiene! Fidati, ne faccio a meno! L'ho promesso, Harry! Combatterò per te! Levatevi! Il nostro futuro non ti appartiene! Fidati! Ne faccio a meno! Devo raggiungerlo! L'ho promesso, Harry! Combatterò per te! Non te ne importa nulla! Tu non ci conosci! So che parli a tua madre! Come io a mio padre. Te lo ricordi? Cosa ti direbbe adesso? Che siamo così vicini! Harry, non deluderò Pete! Le ali!
Hit. Vieni duro, eh! Ti prego, non farlo. Lascialo stare! Morirò. In ogni caso. No, 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 abbiamo ancora tempo. No, non è vero. Lui li ucciderà. E poi ucciderà anche te. Curiamo il mondo, Pete. Insieme. Ci siamo! Adesso, Pete! Adesso! MJ!
Voglio bene. Tanto. Già. Harry, mi dispiace. Mi dispiace. Fatemi spazio. Non so che succederà, ma devo provare. Forza, Harry. Ti porto in ospedale. Harry. Polso debole. Muoviamoci. Cosa hai fatto? Cosa gli hai fatto? Mi spiace tanto. Aspetti, vengo anch'io. Ci sono tracce di attività cerebrale, ma le possibilità che si riprenda sono scarse. Tenetelo in vita. Perché? Perché? Ah!
Il siero G. Preparatelo. Negli ultimi anni, questa città ha sfiorato più volte la tragedia. Ma abbiamo stretto i denti, superando malattie, crimini, disastri. Siamo stanchi, tesi, stressati, spenti. Ma non abbiamo perso la speranza. La città deve ancora guarire. Non vediamo l'ora di tornare alla normalità. Ma che cos'è la normalità? E se ormai non esistesse più? Nell'ultima mezz'ora ho spiegato come questi eventi mi hanno cambiata. E voi invece? Nelle prossime puntate parlerò con chi questa città la vive. Esplorerò nuove tendenze, nuove abitudini, nuove idee, sensazioni. Spero che vi unirete al mio viaggio. Io sono Mary Jane Watson e state ascoltando La Nuova Normalità. E la prima è fatta. Bene. Non lo so. Oh, le servo? Aspetta, voglio farti vedere una cosa. Ok. No, coso, è che hanno la melassa. Le prendo io. Grazie ancora per la donazione. Hai parlato a Miles di... No, no. Sei pronto? Miles... Volevo parlarti di... una certa cosa. Cioè, non è che non parliamo. Parliamo un sacco. Ed è bello... parlare. Le... belle... chiacchierate... È che non ti ho mai parlato di ciò di cui avrei dovuto parlarti. Pete. Ok, ricomincio. Ho capito. Tutto quanto. Sì, solo Peter Parker per un po'. Sicuro? È una città grande. Ce la farò, ok? Purché possa chiederti dei consigli. Non ti servono. Non ora, forse, ma... prima o poi. Sono qui per te. Sempre. Fratellone. Ci si vede.
Che cosa vuoi? Gli Spider-Man. Tu sai chi sono, non è vero? Perché? Hanno rovinato mio figlio. Bene. Tutti dobbiamo soffrire, prima o poi. Anche tu, Norman. Che cosa scrivi? L'ultimo capitolo. Ciao! Hai fame, spero? È quasi pronto. Perché non le mostri il tuo saggio? Ci ha lavorato un sacco. Un tizio di Harlem. Magari l'avrei visto in giro a fare volontariato. Ad aiutare la madre consigliera. A seguire le orme del padre eroe. Sì. Miles, Ailey, questo è Albert. Oh, ciao. È un piacere conoscervi. E questa è mia figlia, Cindy.